spuntamento, quindi di parlare più approfonditamente di Islam e di ISIS, è stato progettato prima dei tragici fatti di Parigi, quindi diciamo non c'è nessun tentativo di sciacallaggio da parte del circolo, tenevo a sottolineare, per cui gli incontri di stasera nascono da un intento puramente diciamo di conoscenza, per cui si parla tanto ultimamente di ISIS, di Islam, molto spesso in modo anche abbastanza errato o addirittura strumentale, per cui il tentativo di stasera, e infatti il circolo è ben lieto di poter accettare anche, scusate, accettare, di poter presentarvi ospiti di questo livello che poi andrò subito a presentare, diciamo che è un intento di maggiore comprensione, anche per noi stessi, perché ovviamente è un po' una specie di esperimento, per cui abbiamo deciso di invitare diverse tipologie di ospite e di affrontare una tematica così attuale come l'ISIS da un punto di vista squisitamente storico, archeologico e di ricerca. Per cui il nostro tentativo sarà quello di far luce, quindi anche di comprendere meglio certi fenomeni attuali della storia alla luce di una tradizione millenaria di rapporti tra Occidente e Oriente. Nell'area che poi vediamo, ovviamente l'Islam ha una diffusione mondiale, però l'area che noi oggi andremo un po' più attentamente ad analizzare è un'area strettamente vicino orientale e il focus di stasera, al di là poi ovviamente dell'introduzione del professor Franco Cardini, che ringraziamo ancora una volta per poter essere qua insieme a noi stasera, verterà su due regioni principali del vicino oriente che hanno un patrimonio artistico e archeologico immenso, splendido, ma ovviamente attualmente minacciato e in parte anche distrutto dagli ultimi avvenimenti di carattere sociale, e sono questi due paesi, la Giordania e ovviamente la Siria. Vado a concludere, gli ospiti di stasera sono il professor Franco Cardini, insigne storico e studioso che ancora una volta è ospite del circolo, ovviamente tutte le volte lo accogliamo molto molto volentieri, va bene anche l'applauso, insomma. Poi ovviamente nella nostra scaletta ci sono due rappresentanti della cattedra di archeologia medievale di Firenze che da più di 20 anni conduce uno studio di carattere ovviamente archeologico in un contesto prettamente giordano, ma che poi ovviamente, come poi vi spiegheranno, ha delle interessantissime relazioni anche con contesti che attualmente studiamo anche in ambiti più vicini a noi, quindi anche ovviamente la Toscana, e sono il professor Michele Nucciotti, la dottoressa Elisa Bruno, anche loro sono grandissimi ospiti del circolo. Infine, ultimo ma non ultimo, e io direi anche di salutarla con un vigoroso applauso, lo studente siriano di archeologia che tra l'altro ha collaborato anche con la cattedra di archeologia medievale, e per tale motivo abbiamo deciso di chiamarlo per farci raccontare direttamente quello che sta succedendo in Siria e ovviamente ancora una volta il patrimonio archeologico siriano in che stato è attualmente dopo la guerra civile di oltre 4 anni e anche l'attuale fenomeno dell'ISIS. Vedrete che vi darà diciamo chiavi di lettura abbastanza particolari e sicuramente non troppo diciamo più simili ecco al nostro sentire. La sua sarà un'esperienza diretta da siriano e quindi ovviamente ci parlerà molto bene di certi comini. Io vi ringrazio e cominciamo insomma la nostra iniziativa. Grazie a tutti. Fatto che una trentina d'anni fa, che non è esattamente l'85, allora Vannini era direi molto giovane, ero ovviamente più giovane anche, non ero molto giovane, ma ero di 30 anni meno vecchio di adesso anch'io, e cominciammo a occuparsi in maniera molto così artigianale di una cosa che io insomma non oso dire faccio lo storico, Erodoto era uno storico, fai il professore di storia, e come professore di storia interessato al problema crociato dal punto di vista storico, evidentemente è chiaro che l'archeologia mi serve molto, e sono lontanissimo da pensare che l'archeologia sia una scienza ausiliaria della storia, perché il concetto di scienza ausiliaria è infame. È la scienza, cioè il sapere metodologicamente organizzato, è un tutt'uno. E ciascuno di noi apporta
sua esperienza, della sua specializzazione, e nello stesso tempo prende dagli altri. L'archeologia non è scienza ausiliaria della storia più di quanto la storia non lo sia l'archeologia, su questo si era tutti perfettamente d'accordo. Poi allora io venivo di fresco dall'école des hautes études, quindi avevo pruriti brodeliani che in parte mi sono rimasti, e quindi ero assolutamente convinto di questa cosa, che allora, almeno in Italia, non era una convenzione comune. Quindi cominciamo a fare una cosa che pomposamente noi definivamo interdisciplinare, che era una parolona per il tempo. Ed era anche molto artigianale, perché non avevamo un soldo, non eravamo finanziati quasi a nessuno. Poi il governo Giordano ci venne un po' incontro, poi arrivò la custodia di Terra Santa con la grande memoria del compianto padre Piccirillo, e ci dette un'altra mano. Insomma, pian piano combinammo qualche cosa. Poi io mi sono occupato di tante cose, forse anche molto diverse, però un pezzo di cuore ad Alguaira e a Petra ce l'ho lasciato. E infatti io all'inizio dell'anno di quest'anno, quindi qualche giorno fa, avevo approfittato di una settimana circa di momento di tranquillità e avevo deciso di tornare senza nessuna velleità di studio, perché volevo andare a Montenegro per vedere finalmente la tomba di Michele Piccirillo, era mio caro e fraterno amico, e non l'avevo mai vista. Volevo tornare a vedere Kerak, Chauvac, anche Tafilè, magari anche Tafilè forse il meno importante, fra virgolette. Volevo vedere un po' lo stato di Guaira, di cui parlava Vannini. Non ho fatto quasi nulla di tutto questo, perché è arrivata la neve, nevicante nel deserto. Nello stesso tempo, il 7 è arrivato l'episodio parigino, io ho ricevuto un sacco di telefonate, anzi fatemi ricordare, devo far far zitto lo strumento del demonio, e ho ricevuto telefonate da alcuni giornali a cui collaboro, perché secondo cui io dovevo tornare immediatamente a Parigi, perché io ormai faccio un po' la spola tra Firenze e Parigi. Mi sono preso quindi tutto il seguito delle vicende, 8, 9, 10, 11 l'ho seguito, e poi il 12 sono tornato apposta appena in tempo per doverne riferire il 13, martedì 13, non a caso, ma in un giorno non fortunato, alla televisione insieme ad altri durante un dibattito nella rubrica Agorà al mattino, un dibattito che definire pietoso è di poco, definire pietoso perché per il livello di faziosità e di disinformazione di quasi tutti gli intervenuti. Però purtroppo questa è la situazione generale. Quindi io mi sono trovato in questa strana condizione biografica, anzi esistenziale. Essendo cattolico sapevo benissimo che la domenica 11 gennaio sarebbe stata la domenica dedicata al battesimo Gesù sul Giordano, e allora, già che ero lì, ho approfittato per fare un salto al luogo tradizionale del battesimo di Gesù, ed era puramente casuale. E poi, sempre per motivi puramente casuali, sono passato dalla crociata del XII secolo a quella del XXI. Quindi a questo punto io devo cedere la parola a loro per vari motivi, ma è tutto perché se continuo a chiacchierare io poi finisco tutto il tempo, e poi perché bisogna che loro liberamente snodino il gomitolo molto, molto complesso, molto, come diceva mia nonna, ingarbugliato anche di stasera, perché siamo qui. Dobbiamo parlare dell'ISIS, certamente attualità, ma dobbiamo parlare anche della Giordania e della Siria di oggi. Giordania e Siria, che lo vorrei anche ricordare, dal punto di vista occidentale, o forse anche dal punto di vista obiettivo, erano, dovrei dire anche sono, diciamo sono, via, meglio essere ottimisti. Sono fra i due paesi arabi che erano considerati paesi all'avanguardia nel processo anche di quella che noi chiamiamo occidentalizzazione. Poi sarà un bene, sarà un male l'occidentalizzazione, lasciamo perdere,
erano paesi dove c'era un buon sistema sociale, lo stato sociale siriano funzionava bene, si può dire quello, tutto quello che si vuole del regime assadista o meglio baathista, ma lo stato sociale era stato fondato su buone basi, come quello dell'Egitto nasseriano e così correndo. La Giordania era un paese per molti versi all'avanguardia, Re Hussein aveva dei meriti insieme a responsabilità pesanti, Re Hussein è l'uomo del Settembre Nero, Re Hussein è l'uomo della pace unilaterale, insomma, tante, è l'uomo che ha prima dato e poi tolto il passaporto ai palestinesi, facendoli diventare prima cittadini giordani e poi degli apolidi. La Giordania è un paese complicatissimo che fino a pochi anni fa era irto di profughi palestinesi, molti dei quali hanno diventato cittadini giordani, ma adesso ce n'è di tutti. Adesso ormai la Giordania è diventata, non oso dire, la cubella, la pattumiera, perché con rispetto per la natura umana di questi poveri profughi, se dicessi la pattumiera darei l'impressione di disprezzarli, non è loro che disprezzo, semmai è chi li ha messi in quelle condizioni che posso disprezzare. Ma ormai ci sono gli iracheni, poi sono arrivati i siriani, soprattutto nel nord, la zona di Irbid, eccetera, ormai è una zona siriana, adesso stanno arrivando anche da altri paesi, e a questo punto Re Abdullah, figlio di Hussein, non so più perché ci prende, e d'altra parte Hussein e Abdullah è pesantemente contestato al suo interno. La Giordania apparentemente è libera dalla, come chiamarlo, dall'infezione jihadista? Sì, ma è vero fino a un certo punto. È vero che ci sono gruppi jihadisti ed è anche vero che questi gruppi sono sotto controllo. Bene, direte voi, perché sono degli estremisti e dei potenziali terroristi. Eh sì, ma quando si controlla un gruppo politico e qualche volta lo si fa entrare nella clandestinità, forse non si fa nemmeno un buon servizio allo sviluppo democratico in quanto tale. D'altra parte, cos'è lo sviluppo democratico? Esistono paesi che abbiano una democrazia perfetta? In generale, noi diciamo, tra i paesi del Vicino Oriente, l'unico che è un paese democratico è Israele. Sì, ma Israele è fatto di 7 milioni di cittadini israeliani, di cui 6 milioni sono ebrei e 1 milione è arabo-palestinese, non ebreo, quindi o cristiano musulmano, e a quanto risulta non è che i non ebrei hanno esattamente proprio tutti gli stessi diritti degli ebrei. Ecco, voi direte, ma la Costituzione non ne parla di queste cose? Che nella Costituzione sudafricana l'apartheid era bella scritta, la Costituzione italiana cosa dice? Nulla. Israele è una Costituzione. E questo non torna certo al suo disdoro, nemmeno sua maestà britannica ha mai promulgato una Costituzione. Il Regno Unito non ha una Costituzione. E sfido chiunque a sostenere che il Regno Unito allora non è una democrazia. No, no, si può anche avere democrazia senza Costituzione. Però certo, quando non c'è una Costituzione non si può dire formalmente che un cittadino non abbia gli stessi diritti degli altri, formalmente. Nella pratica poi il discorso diventa complicato, se parlate con qualunque israeliano, ebreo o cristiano o musulmano, queste cose dal suo punto di vista ve le spiega comunque. Naturalmente poi discutono fra loro, magari litigano, ma il problema esiste. Quindi come vedete sono problemi che superano i nostri mass media, perché i nostri mass media hanno questa caratteristica, non ci informano, ci informano male. Ci informano con un sistema che un grande romanziere, che era anche un grande saggista storico, Mikhail Bulgakov, ha dimostrato benissimo in un romanzo dove lui alludeva al regime stalinista, ma il romanzo è intitolato Il montaggio. La tecnica del dare un sacco di informazioni, mettendo sullo stesso piano informazioni molto importanti, informazioni meno importanti, informazioni irrilevanti, e confondere l'opinione pubblica. Noi siamo bombardati da messaggi, ma siamo incapaci di discernere le cose più importanti dalle cose meno importanti, le cose su cui siamo informati capillarmente dalle cose sulle quali non siamo quasi assolutamente informati. Possiamo mettere una toppa a questa situazione? No,
non troppo, insomma, possiamo fare quello che stiamo facendo oggi, quello che state facendo voi, cercare di moltiplicare le occasioni per vedere le cose sempre meglio e sempre più da vicino. Ora, come introduzione, è stata veramente troppo lunga, mi scuso e non so nemmeno a chi di voi tre dare la parola per cui. La luce, così vediamo meglio una presentazione che più che altro ha lo scopo di fornire alcune illustrazioni ai temi, ai luoghi di cui parleremo. Dunque, io attualmente insegno archeologia medievale, ma dal 1996, da quando ancora ero studente, partecipo ai lavori della Missione Archeologica Italiana in Giordania. La missione, fondata in qualche modo dal professor Gardini e dal professor Vannini, che si è dedicata allo studio, anche se vogliamo un po' alla scoperta più che riscoperta, della cosiddetta pietra medievale, cioè da un punto di vista archeologico delle fasi di insediamento nella Valle di Petra, che è nota normalmente, insomma, per ben altri monumenti, uno dei quali vediamo qua alle nostre spalle, il Casne o il Tesoro, quindi monumenti della Petra, della città antica, della capitale dell'impero nabateo, che è stato il primo impero arabo, non islamico, in epoca preislamica, che in qualche modo ha strutturato le relazioni commerciali, poi anche politiche, tra l'Arabia e il Mediterraneo. Quindi l'Università di Firenze, come ricordava il professor Cardini, opera a Petra dal 1986, quindi ci stiamo avvicinando quasi ai 30 anni di attività. Abbiamo l'orgoglio, come città e anche come Ateneo, di avere, insomma, la missione archeologica più antica tra quelle ancora operanti a Petra, cioè siamo in questo momento là con il nostro progetto da più a lungo di tutte le altre missioni che i nostri colleghi, soprattutto ricercatori internazionali, ma anche molte missioni promosse dal Regno di Giordania, hanno messo in piedi per studiare questo che è uno dei siti archeologici più importanti, anche più interessanti del mondo e del Mediterraneo, proprio perché è un sito topico in cui leggere proprio le relazioni tra il Mediterraneo e l'Arabia nel lungo periodo. La missione, appunto, è diretta da Guido Vannini, che invia a tutti noi e agli intervenuti i suoi saluti, si scusa di non essere presente, ma si trova attualmente all'estero. E, bene, quindi io ora mi concentrerò molto velocemente su cosa abbiamo fatto come missione archeologica, quali sono i risultati delle nostre ricerche, soprattutto i risultati delle nostre ricerche alla luce del tema dell'incontro di oggi. Prima di tutto volevo premettere che noi siamo tornati dall'ultima missione da circa un mese, un po' più di un mese, dalla Giordania, e quest'anno, quando eravamo appunto in Giordania, a Petra, a Shobak e ad Amman, abbiamo avuto l'onore di essere l'unica missione internazionale operativa in questo periodo. E cosa abbiamo trovato in Giordania di cambiato rispetto agli anni scorsi e di cambiato rispetto, diciamo, agli ultimi 5 anni? Diverse cose, ma vorrei qui, diciamo, dare semplicemente due dati numerici che magari, insomma, ci aiutano un po' tutti a capire. Giustamente, appunto, il professor Cardini ricordava come la Giordania sia diventato il paese rifugio delle molte crisi
umanitarie, delle crisi belliche, politiche e anche un po', diciamo, culturali che hanno attraversato in anni molto recenti il Medio Oriente, e al punto che il paese è passato da una popolazione di circa 6 milioni di abitanti nel 2011 agli attuali 12 milioni e mezzo. Cioè in 3-4 anni c'è stato un raddoppio dei residenti, e Amman, la capitale, è passata da 1,5 milioni a 4,5 milioni di abitanti. Questa, diciamo, sono numeri che io ogni tanto, quando vedo la televisione, i servizi sulle ondate migratorie che coinvolgono l'Italia, e sento lamentele, preoccupazioni, allarmismi, insomma, per cifre di migranti che a livello percentuale sono 0,00, ecco, immaginiamoci cosa ha significato per i giordani vivere in questa situazione. Aggiungo che la Giordania è notoriamente una delle aree più aride di questo pianeta, e sappiamo che l'acqua è essenziale ovviamente per la vita. Quindi tra gli effetti di questa concentrazione forte che abbiamo avuto negli ultimi anni in Giordania, c'è stata ad esempio la costruzione di acquedotti che stanno prosciugando le falde acquifere e anche le falde, in parte, diciamo, depositi di acque minerali presenti nel deserto. C'era una grande oasi, l'oasi di Asra, che già da molti anni, diciamo, andando verso l'Iraq, verso il deserto nero, che già da molti anni è utilizzata per approvvigionare Amman di acqua potabile. Le foto di qualche decennio fa mostrano questa oasi con un laghetto, cioè oggi è veramente quasi totalmente prosciugata, e c'è una sorta di WWF nazionale giordana, cioè la Royal Society for the Conservation of Nature, che ha realizzato un'oasi proprio per difendere ciò che resta di questo ecosistema così, insomma, importante e vitale. Attualmente sono stati avviati i lavori per aumentare l'apporto di acqua da un'altra oasi molto a sud, a circa 180 km da Amman. Quindi, ecco, l'acqua proprio viene pescata molto lontano, con tutto quello che comporta proprio anche in termini di infrastrutture, di costi. Ci sarebbe il Giordano più vicino, ma quello sì, diciamo. E quindi attualmente proprio dal deserto di Lawrence d'Arabia, dal Wadi Rum, da Disi, che era, insomma, uno dei bacini strategici del regno, si sta portando l'acqua ad Amman. Ad Amman l'acqua arriva mediamente un giorno alla settimana, e quindi tutti i residenti, già da tempo, ma adesso molto di più, si sono attrezzati con depositi, insomma, autoclavi e cose del genere, per avere la disponibilità dell'acqua tutti i giorni. Ecco, questo, chiudo questa impressione di viaggio nell'ambito però, ecco, della mia esperienza, che è un'esperienza, il prossimo anno, io sono 19 anni che vado in Giordania, partecipo alla missione, dal 2002 sono co-direttore della missione, quindi anche un po' una parte di un pezzo di vita, cioè noi sì facciamo ricerca, però abbiamo in Giordania delle relazioni, abbiamo delle amicizie, e come archeologi, questa forse è una peculiarità molto bella proprio la ricerca archeologica, abbiamo relazioni molto ampie da un punto di vista proprio dei ceti sociali, cioè abbiamo rapporti con i nostri operai, con i beduini e su fino al governo, ovviamente, che ci concede la possibilità di svolgere le nostre ricerche, e anche con la corte reale. In particolare la regina di Giordania ha patrocinato nel 2009 la mostra, già,
la mostra che abbiamo realizzato a Firenze, a Palazzo Pitti, a Giardino di Boboli, dedicata ai, diciamo, ai nostri scavi. Allora, lo scavo di Petra, scusate, le ricerche su Petra medievale fanno parte di un programma di ricerca di ambito mediterraneo che la Cattedra di Archeologia Medievale sta conducendo da anni per analizzare le forme di insediamento della società feudale, o meglio le società feudali, tra molti apici e molte virgolette, mediterranee, ovvero uno studio concentrato soprattutto sulle aree rurali di una serie di regioni storiche campione, molte delle quali si trovano in Italia, molte delle quali in Toscana, altre un po' diciamo in Sud Italia e in Corsica, e poi anche abbiamo delle ricerche attualmente, diciamo, un piccolo progetto in Iraq, ma sicuramente la Giordania è il nostro campione principale. Dunque, questa è un po' la situazione del quadro insediativo principale nel XII secolo nell'area attualmente facente parte del Regno di Giordania. Cioè, vedete che sostanzialmente l'arrivo dei crociati, o meglio delle aristocrazie degli eserciti del Regno Latino di Gerusalemme, dall'inizio del XII secolo, proprio il 1101, Baldovino primo re di Gerusalemme, compie una serie di viaggi esplorativi che avranno un carattere proprio strategico negli assetti del regno fino al suo definitivo tramonto, uno dei quali è diretto da Gerusalemme a Petra, o meglio alla valle di Mosè, perché Petra sorge nei pressi del sito in cui Mosè, secondo il dettato dell'Esodo, cavò l'acqua da una pietra per dissetare il popolo di Israele assetato, colpì con la propria verga una roccia da cui scaturì l'acqua. Questa è la valle di Mosè, la sorgente di Mosè. Ce ne sono diverse, però sappiamo ce ne sono tante, però insomma storicamente questa è una di quelle più documentate, o insomma diciamo, da quello che sappiamo anche dalle fonti scritte, i crociati credevano che fosse la valle prodotta proprio, diciamo, da questo miracolo legato all'Esodo. Allora, quello che vediamo sulla sinistra è il territorio così come i crociati lo strutturarono nel XII secolo. Cioè, sostanzialmente i crociati creano una struttura insediativa, difensiva e di controllo della viabilità e anche dei suoli fertili sul lato, diciamo, sul settore occidentale dell'attuale Giordania, parallela al Wadi Araba, che è questa grande valle geologica che separa sostanzialmente Palestina e Giordania, unendo il Mar Morto al Mar Rosso. In questo quadro, che va sostanzialmente, diciamo, al nord da Ahmant, l'attuale Amman, fino a Aila, l'attuale Aqaba sul Mar Rosso, si colloca l'esperienza e l'insediamento di Petra. Allora, Petra rappresenta un caso studio molto interessante, perché abbiamo intorno all'area di Petra la maggiore concentrazione di castelli promossi e costruiti, diciamo, tra il 1115 e il 1187-89, quando, dopo la sconfitta subita dall'esercito del Regno Latino ad Attin a opera di Saladino, questa area viene di fatto riconquistata da Saladino e non verrà poi mai più rioccupata dai latini e dagli occidentali, che invece manterranno importanti posizioni lungo la costa e in altri
settori dell'antico regno. Diciamo, per quanto riguarda Petra, l'insediamento crociato a Iubide, ma in questo caso quello proprio promosso invece dai crociati, si articola principalmente su tre siti. Questi siti sono noti nelle fonti come castra, si tratta quindi di castelli, ovvero anche in questo caso non di palazzi ma proprio di villaggi fortificati, e vediamo in alto i due che si trovano proprio nell'area di Petra, cioè a sinistra il castello di Aloeira, che nelle fonti è chiamato proprio la Valle di Mosè, sulla sinistra in alto invece ciò che resta del castello di Al-Habis o Sela, è un castello che si trova proprio al centro della città antica. Più in basso, sotto ad Al-Habis, vediamo invece il sito che anche da un punto di vista proprio monumentale e per non solo diciamo per ragioni casuali ma proprio per ragioni storiche a cui accenneremo brevemente tra poco, rappresenta ancora oggi un po' nell'immaginario collettivo e nell'immaginario di Giordano proprio il castello, il più importante castello crociato della Giordania del Sud, ovvero Shobak, che fu fondato con il nome di Montreal proprio da Baldovino I di Gerusalemme nel 1115. Allora, l'immagine che noi possiamo immaginare che un viaggiatore del XII secolo avesse di Petra era un po' questa, cioè i crociati non ricostruiscono la città antica, ma essendo degli aristocratici, insomma essendo parte di questa società feudale che storicamente insomma amministrava il territorio non dalle città ma proprio dal territorio attraverso i castelli, Petra appariva come una valle circondata da questi insediamenti. Questi insediamenti a cosa servivano? Servivano sia a dare riparo alla popolazione franca immigrata, sia a controllare le risorse strategiche, ovvero la sorgente di Mosè, che è la più grande sorgente che si trova tra Petra e di fatto il Sinai, quindi la sorgente più importante di tutto il sud della Giordania e non solo. E poi l'altro aspetto, l'altro asset strategico era la viabilità, perché un motivo per cui tutti questi castelli sono disposti così in una sorta di in un allineamento parallelo al Giordano e Wadi Arba è perché quelle sono le ultime terre fertili ancora coltivabili. Procedendo ad est da Petra e dagli altri siti, tipo una ventina di chilometri, non tanto, inizia il deserto, e quindi il controllo delle terre fertili e della viabilità fu all'origine delle scelte poi insediative. Allora, queste sono delle immagini del castello di Aloeira, così come si presenta oggi, anche la prossima, grazie, con questo accesso fortificato che di fatto è costituito da un'antica tomba nabatea che si trova su un cuneo, proprio un cono di roccia che parte dal fondo di questa valle, di questo wadi molto stretto e profondo, oltre 100 metri, e che i crociati attrezzano a torre e antiporta del castello, per cui grazie a questo stratagemma si riesce ad accedere al castello attraverso un accesso molto controllato, molto militarizzato, dotato probabilmente di due ponti levatori. Prego. Per quanto riguarda invece Al-Habis,
Abbiamo un castello molto diverso dall'Uera, è un castello con un aspetto e anche delle funzioni proprio più marcatamente militari, si trova al centro della valle, vedete le strutture sono molto meno conservate, però ecco una ricostruzione del layout, insomma un po' del profilo che poteva avere questo castello nel XII secolo basata sulle nostre analisi archeologiche, ecco, ci restituisce un po' l'idea di quella che doveva essere la fisionomia di questa specie di transatlantico che sembra così quasi ormeggiato al centro della valle. Andiamo invece ancora avanti e qui vediamo il sito anche principale su cui dal 2004 si sono concentrate le nostre ricerche, che è il sito di Szobak. Qui lo vediamo alla fine dell'estate, in autunno, quindi vedete che queste sono le aree considerate fertili. Ovviamente aprile-maggio è tutto verde, però vediamo che già alla fine dell'estate il terreno è utilizzato non più per l'agricoltura ma per la pastorizia, che continua ad essere nomade, vediamo lì una tenda beduina, perché ancora fino a ottobre abbiamo insomma il bestiame al pascolo, che poi insomma tanto arriviamo qua. La cosa interessante di Szobak è che si tratta dell'unico castello crociato che Saladino non distrugge, e non era molto chiaro il perché. Prima delle nostre ricerche si diceva ma è l'eccezione che conferma la regola, insomma non era una grande spiegazione ovviamente. Alla luce invece delle nostre investigazioni possiamo proporre una spiegazione un pochino più elaborata. In effetti, rileggendo sia le fonti storiche di matrice occidentale sia quelle dei cronisti islamici, e poi attraverso le analisi archeologiche che in questo caso hanno compreso, oltre allo scavo, anche lo studio di queste architetture che sono molto ben conservate in molti casi, la nostra interpretazione è cambiata. Szobak non viene abbandonato perché Szobak, che in epoca crociata è un castello, Montreal, in epoca ayyubide e poi mameluca, quindi sostanzialmente l'epoca di Saladino e poi dei sultani mamelucchi, quindi successivamente al 1250 e fino al 1500, prima dell'arrivo degli ottomani, è citata nelle fonti arabe come città. Questa cosa insomma ci ha un po' interessato, siamo andati ad approfondire in che senso e se potevamo modificare attraverso i dati recentemente acquisiti un po' l'interpretazione più corrente. E l'abbiamo di fatto poi modificata perché abbiamo capito che Szobak in effetti, dopo la conquista di Saladino, che è del 1189, subisce una serie di profondi interventi di carattere urbanistico, e anche da un punto di vista archeologico troviamo proprio la presenza di elementi preindustriali di produzioni molto raffinate, tipo tappeti, tipo sapone. E quindi in effetti c'è stata questa mutazione genetica del castello crociato in una città. Questa cosa è interessante anche dal nostro punto di vista oggi, perché se andiamo avanti,
Il palazzo costruito da Saladino, da suo fratello il Malik al-Adil, qui ancora era attribuito, diciamo, al nipote di Saladino, sorge proprio fisicamente in continuità con il palazzo costruito dal re di Gerusalemme, quindi da Baldovino I, proprio a Shopak. Cioè fisicamente si viene a realizzare una certa continuità. Questa continuità non è una continuità solo fisica tra i due palazzi, ma è proprio una continuità del ruolo di Shobak e anche in qualche modo della Transgiordania, l'attuale Giordania, che Saladino continua a promuovere anche dopo che i crociati sono partiti. Cioè quando i crociati arrivano nel 1100, questa è un'area, un po' una terra di nessuno, è un'area compresa tra la Siria e l'Egitto, non controllata veramente da nessuna delle due potenze, ma in mano alle tribù locali, alle tribù beduine. E questo forse è proprio il motivo per cui i crociati riescono così facilmente ad arrivare e ad installarsi. Alla fine dell'esperienza crociata però quest'area non torna ad essere una terra di nessuno. Saladino ne intuisce e capisce la logica che aveva portato il re di Gerusalemme a insediarsi in Transgiordania, in qualche modo la adotta. E quindi fa poi di Shobak una sorta di capitale regionale di questo nuovo agglomerato territoriale, che a volte sarà indipendente, più spesso autonomo, a volte diciamo autonomo ma incluso negli spazi politici dei grandi vicini Siria ed Egitto. Quindi in qualche modo una delle nostre scoperte è stata quella di far risalire all'esperienza proprio dell'insediamento della società feudale, volgarmente crociata in questo caso, la formazione di una identità regionale che poi diventa identità nazionale e che pure con intermittenze sta alla base dell'attuale identità regionale e nazionale della Giordania moderna. Questo appare evidente, questa è una moneta da 5 dinari nello Stato di Giordania, che celebra diciamo, la costituzione del regno. Il regno di Giordania si costituisce diciamo, sulla scorta e al termine dell'esperienza della grande rivolta araba, e quindi Lorenz d'Arabia, per insomma, tutti noi anche cinefili e conosciamo ecco, la storia da quel punto di vista. Quello è il nonno, è appunto il nonno dell'attuale, ecco, il figlio dello sceriffo Hussein. Questo è figlio dello sceriffo Hussein, Abdallah I, infatti l'attuale re è Abdallah II, che nel momento in cui deve scegliere la capitale di questo nuovo regno, non la pone immediatamente ad Amman. La prima capitale di un regno ancora era un emirato, viene collocata a Ma'an, ovvero una città che si trova a 14 km da Shobak. Cioè questa area di Petra, grazie a questo fenomeno politico, insediativo, economico, sociologico, culturale delle crociate, diventa poi un'area genetica di una identità che in qualche modo è ancora riconosciuta negli anni 20 del Novecento, quindi a distanza di 8 secoli, tant'è che di nuovo da lì si riparte per creare una nazione giordana. Quindi questa è già insomma, una scoperta piuttosto interessante, che problematizza un po' questo rapporto tra Islam e cristianità che siamo stati abituati negli anni recenti a considerare semplicisticamente come confronto di civiltà. Ecco, semmai questo confronto di civiltà non è veramente esistente nei termini in cui è stato proposto.
più che altro per una ragione, perché forse diciamo da un punto di vista mediterraneo Islam e cristianità sono due facce della stessa civiltà mediterranea, quindi più che scontro di civiltà dobbiamo un attimo ridefinire cosa è la civiltà mediterranea oggi, e vediamo che anche nel passato troviamo conferme più di questa problematicità che non di questa nettezza con cui i confini tra le due culture sono stati posti nel decennio appena trascorso. Un esempio di questo rapporto, un po' più complesso, anche un po' più affascinante, ci viene da due reperti archeologici. Questi due reperti archeologici, che provengono da Shobak, sono quello in alto, l'architrave del palazzo Ayyubide, quello costruito da Saladino che abbiamo visto prima in foto, e l'altro in basso è una brocca, un'anfora acquaria e mameluca, quindi siamo nel 300. Qual è la peculiarità di questi due reperti? La peculiarità è che in entrambi troviamo simultaneamente sullo stesso oggetto simboli cristiani e islamici. Ovvero nell'architrave abbiamo le palmette che sono dei simboli diciamo cristiani, già insomma c'è tutta la tradizione, questo anche con Piccirillo aveva trovato tutti i confronti nei mosaici bizantini proprio della Giordania. Queste girali che troviamo identiche nella costruzione di varie porte del Cairo proprio nell'epoca di Saladino, e anche poi questi diciamo pattern non figurativi di carattere geometrico che sono abbastanza diffusi nell'arte ayyubide, soprattutto diciamo l'arte ayyubide egiziana. Quindi questo, immaginatevi, essendo l'architrave del palazzo di governo, era una sorta di anche manifesto politico, cioè una sintesi di insomma simboli che in qualche modo facevano riferimento a entrambe le culture. E per quanto riguarda invece l'altro reperto, noi abbiamo qua una brocca, un'anfora acquaria, un reperto insomma relativo veramente alla vita comune di ogni giorno, mentre l'architrave appunto si colloca insomma una realizzazione pubblica, e quest'altra insomma è un oggetto di uso comune. La decorazione presenta una partizione esatta: su un lato abbiamo delle croci con dei globetti, sull'altro lato abbiamo delle rosette islamiche che troviamo poi in tutte le ceramiche di uso comune in questo periodo, proprio delle aree islamiche di epoca mameluca. Quindi in questo caso, ora come dice spesso Guido Vannini, ovviamente il vasaio doveva vendere a tutte e due, sicuramente è così. Dall'altro lato questi sono anche degli echi di un cosmopolitismo culturale, di una società che non diciamo in cui la componente cristiana, che a Shobak continua a essere maggioritaria fino all'epoca ottomana, cioè noi ancora nel 1300 abbiamo un viaggiatore, credo tedesco, una qui ho un'autorità nel settore, che arriva a Shoba, che dice: ah, in questa città ci sono oltre 7.000 cristiani, insomma stiamo parlando effettivamente, cioè, a Kerak che ci sono due tribù, ora non ricordo il nome, sono cristiane, due tribù nomadi, due tribù beduine, bene, che vanno tra la via e poi vanno, non ricordo. Tra l'altro ecco, su questa, diciamo, sulle tribù beduine ci fu una forte islamizzazione in tutta quest'area proprio in epoca ottomana, e alcune tribù beduine da Wadi Musa cristiane ebbero, diciamo, poterono scegliere se convertirsi o emigrare. Alcuni si convertirono, altri emigrarono. Ci sono alcune tribù in Giordania che in parte sono cristiane, in parte sono musulmane, e questi che emigrarono verso Kera, che si stanziarono
quando sentirono le campane di una chiesa, quindi insomma camminarono un bel po', circa 100 km a nord, e attorno a Kerr, che è l'altro grande insomma, castello di Crociato di cui oggi non, insomma, non parliamo, troviamo ancora oggi insediate sia comunità stanziali sia tribù beduine cristiane. Andate a Kerak che non viene a malarvi, perché c'è un ottimo ospedale italiano. È vero, sì. Ma gli italiani, la cooperazione italiana sulla Giordania, cioè credo che il primo ospedale in Giordania, quello di Amman, è l'ospedale italiano. E qui, e con questo concludo, poi lascio la parola ad Elisa. Questo è un altro aspetto, cioè il rapporto tra i beduini, quindi i nomadi, e i crociati, o diciamo i cristiani. Allora qui ho affiancato due carte. La prima sulla, diciamo, alla sinistra, per voi che guardate, è il risultato delle nostre ricerche archeologiche, ovvero più o meno l'area che costituì la prima signoria, la prima area controllata da Baldovino in Giordania, ovvero la Transgiordania Regia, cioè più o meno il territorio controllato tra il 1115 e gli anni 50-40-50. Del XII secolo. L'altra è una carta delle attuali confederazioni tribali presenti in Giordania. Allora c'è una sorta di forte sovrapposizione, veramente quasi perfetta, tra l'area della confederazione tribale degli Hoitat e questa prima area di espansione del Regno Latino in Giordania. Allora, studi recenti datano la formazione della Confederazione Hoitat al 1400, diciamo più in là di lì non si riesce a andare perché poi ci sono solo fonti orali. Tuttavia noi dalle fonti scritte siamo informati che ad esempio un gentiluomo siriano molto noto, insomma gli storici, un tale Osama Banu Munkid, credo, il signore di Cesare in Siria, che negli anni 50 si trovava in Egitto e doveva poi tornare in Siria, lui fu attaccato, lui e l'esercito egiziano, da un esercito composto da crociati e beduini. Fu fatto prigioniero a Petra dai beduini e portato a Shobak. Abbiamo poi un'altra testimonianza ancora più interessante dal punto di vista proprio dei legami di alleanza tra i crociati e i beduini, che si riferisce al 1183. Nel 1183 il signore di Shobak, Rinaldo di Châtillon, che è il cattivone del film Le Crociate, insomma, cattivone, caricatura decorosa, perché infatti io sinceramente credo che sarà una delle figure più rivalutate nel futuro. Era un criminale, però un criminale ma di alto livello, cioè aveva una visione geopolitica piuttosto complessa. Vabbè, comunque il signore Shobak di Transgiordania decide di intraprendere una spedizione per conquistare Mecca. Siamo. Ovviamente questo poi ha delle conseguenze un po' tragiche per tutti, però da un punto di vista geopolitico il ragionamento aveva un suo senso, cioè nel 1183 Saladino la guerra l'aveva già vinta, cioè l'unico modo per gli stati, per il Regno Latino e per la Transgiordania di non soccombere era sostanzialmente cercare di limitare le occasioni di scontro, però insomma le forze in campo erano veramente troppo asimmetricamente distribuite. E quindi forse vediamo in questo tentativo, anche Rinaldo e Châtillon, un tentativo di cercare un gettone di scambio per Gerusalemme, e il che ci dà poi un'idea anche, ecco, delle prospettive proprio geopolitiche. Ma non è questo che interessa. La cosa che interessa è che ovviamente, se non l'avremmo saputo, il tentativo fallisce.
Rinaldo de Châtillon arriva nei pressi di Medina, le sue navi vengono bruciate perché nel frattempo Saladino arriva dall'Egitto e insomma va agli eserciti degli Ayyubidi, chiudono in una tenaglia che da sud questo, l'esercito della Transgiordania. E questo signore che si trova quindi perso nella penisola arabica, mentre c'era andato insomma, per fare una cosa non proprio diciamo, straordinaria e anche molto grave da un punto di vista dei credenti musulmani, viene di fatto tratto in salvo e riportato a Shoba, che sarà in salvo, dai beduini. Quindi ecco, per dire, questi anche rapporti che nella nostra visione molto schematica del contrasto delle civiltà ci porterebbero a leggere anche la storia della Giordania medievale in modo molto semplice, insomma con parti molto ben definite, molto ben separate. Ecco, quando le guardiamo attraverso le fonti storiche e archeologiche, rivelano una maggiore complessità. Forse questo è anche un po' il contributo che la ricerca in campo umanistico, così bistrattata in anni recenti e non solo, può dare ecco, anche diciamo, alla nostra società contemporanea, proprio fornendo elementi di articolazione, di dibattito, di precisazione che ci consentono oggi, nel presente, anche di compiere delle scelte in modo più informato e di superare invece un po' lo schematismo a cui faceva riferimento anche il professor Cardini a proposito di Agorà, che di fatto si sintetizza in una profondissima disinformazione non solo sullo stato delle relazioni, ma anche sulla storia delle relazioni tra l'Occidente cristiano e l'Oriente islamico. E passerei adesso la parola a Elisa per la fine di questa parte. Ultima parte per quello che riguarda la cattedra dell'archeologia medievale è una ricaduta, è una presentazione brevissima di una ricaduta delle ricerche scientifiche sul territorio, una ricaduta che noi abbiamo, stiamo cercando di attuare in vari ambiti, quindi anche per quello che riguarda tutte le ricerche che si fanno, che si conducono in Italia, ma che per quello che riguarda la Giordania, e ci sembrava in questo senso estremamente importante parlarne proprio stasera, è un aspetto preponderante trovandoci noi a fare ricerca in un territorio che, come diceva prima Michele, è un territorio che negli ultimi anni ha avuto delle incredibili trasformazioni e non credo che si possa negare, ha avuto un impoverimento e una problematizzazione notevolissima. Quindi tutto un aspetto della nostra ricerca è proprio quella di cercare di rendere al territorio dove noi compiamo ricerca attiva anche un aspetto che possa aiutare dal punto di vista economico uno sviluppo sostenibile sia delle nostre ricerche che della vita della popolazione dove andiamo ad operare. Uno degli aspetti più importanti è proprio quello legato al turismo archeologico. Turismo archeologico che ha una certa diffusione ormai in moltissime parti del mondo e che dalla nostra ottica, ovviamente per quello che riguarda la Giordania, è molto importante per cercare di far conoscere una parte meno consueta naturalmente rispetto agli itinerari più comuni. Noi siamo diventati recentemente anche spin-off accademico, quindi all'interno della cattedra dell'archeologia medievale esiste questa cooperativa che si occupa di tutta una serie di aspetti archeologici, tra cui proprio quello del turismo in Giordania. L'aspetto principale è quello proprio di partire dalle nostre ricerche perché vengano conosciute delle realtà locali che altrimenti non sarebbero minimamente visibili. Questo è un'immagine fatta, una foto fatta veramente pochi mesi fa su un
il segnale di un luogo dove, molto vicino al castello, di un piccolissimo hotel che è nato proprio in seguito alle, diciamo, alle nostre ricerche. Quando noi siamo arrivati, l'attuale proprietario di questo castello aveva una tenda beduina dove vendeva souvenir. A seguito del progetto europeo, di un progetto europeo condotto appunto noi come cattedra di archeologia medievale in collaborazione con il comune di Sciobach, con il Farmaremma e poi su base toscana, giordana e armena, abbiamo cercato di sviluppare proprio uno sviluppo delle aree delle nostre ricerche. Per quello che riguarda la Giordania, una delle ricadute è stata la nascita di questo piccolo bazar e albergo, oltre che in realtà poi la promozione di un albergo, l'apertura e poi la successiva promozione di questo Montreal Hotel, da cui si gode una delle viste più belle del castello di Sciobach. E che la peculiarità qual è però? Che ovviamente in questi luoghi lavorano persone locali, quindi c'è un'attenzione dal nostro punto di vista allo sviluppo di una economia locale che per altri versi la Giordania, non ci dimentichiamo, da una parte per lei è un bene, però in realtà è l'unico territorio di questa zona a non avere petrolio, quindi effettivamente l'aspetto in realtà ora parte le possibili battute, però da questo punto di vista effettivamente il turismo e il turismo culturale è uno dei pochi delle poche possibilità economiche che ha questo territorio. Da questo punto di vista la situazione evocata anche dal titolo dal titolo della manifestazione di stasera, cioè la paura che tutto il mondo ha di andare in un posto come la Giordania, in questo momento contribuisce a metterla in ginocchio, quindi sì, non solo ha avuto il problema di essere diventata sede di una quantità di immigrazione enorme, ma non ha nemmeno più la possibilità in questo momento di usufruire del turismo, che era l'aspetto più importante della sua economia. Quindi effettivamente questo doppio binario che ora in questo momento sta rischiando di metterla completamente in ginocchio. Posso aggiungere una cosa? Allora, in relazione al progetto europeo, un progetto a guida, diciamo, della regione toscana, con cui abbiamo ottenuto dei risultati di cui andiamo molto orgogliosi, perché gli addetti, quindi gli occupati a Sciobach del settore turistico, sono passati da 3 nel 2010 agli attuali 55, assunti insomma a tempo indeterminato. Certo, ovviamente questo insomma, abbiamo sempre il problema del turismo e gli altri insomma problemi ancora più rilevanti. E queste sono alcune immagini proprio che vogliono farvi vedere alcuni aspetti specifici di attività che possono essere fatte all'interno di questi viaggi appunto in Giordania, sempre nella zona di Sciobach. La nostra attenzione è proprio rivolta allo sviluppo sociale delle comunità che sono direttamente interessate dalle nostre ricerche, quindi proprio perché rimanga anche una possibilità di sviluppo, in questo senso uso una parola bruttissima, perché in questo caso l'archeologia non sia un'archeologia di tipo coloniale in qualche modo. E vi volevamo ringraziare. Allora sì, siamo all'ultimo intervento, quello di Mohamed Mohamed, e volevo anche dirvi che è arrivata la notizia battuta dall'ANSA, sono state liberate le 2 cooperanti italiane in Siria. E siamo all'ufficio per tutti. Ora lascio la parola a Mohamed Mohamed, che ho già presentato come archeologo siriano soprattutto, e che adesso ci parlerà soprattutto di sé. E questa è la cosa più importante di stasera.
cioè che dia testimonianza di quello che fa e di ciò che è. Prego, Mohamed. Grazie. Buonasera a tutti. Prima di tutto volevo ringraziare Andrea Biondi di avermi dato questa possibilità di parlare stasera. Io infatti volevo parlare di un punto di vista di un siriano di due parti, di un punto di vista di archeologo e purtroppo è un punto di vista politico. Noi parliamo, infatti voglio parlare di più della politica stasera, quello che succede in Siria. Prima di tutto voglio dire che la situazione attuale in Siria, la guerra civile che ha causato il regime dell'Assad. Il regime dell'Assad non ha fatto uno stato sociale laico, no, infatti no, non ha fatto per niente questo. Il regime dell'Assad, lui che ha causato la guerra civile che la viviamo oggi. Questo la prima cosa. La seconda cosa, l'ISIS come è nato come tipo stato? L'ISIS che vediamo questa foto, questa cartina, l'ISIS è colorato nel colore grigio, vedete che ha preso tanti parti della Siria e tanti parti dell'Iraq, e la zona dove ha occupato l'ISIS è la zona che è piena di petrolio, piena di siti archeologici. La prima cosa, che c'è un detto che l'ISIS, che dipende tantissimo dal commercio dei reperti archeologici siriani e iracheni, però non possiamo dire questo quando c'è il petrolio in mezzo. L'ISIS infatti è il grande nemico dell'archeologia, però lo Stato stesso, lui che ha causato tutte queste distruzioni di siti archeologici, però ha trovato qua in Europa un mercato molto importante a vendere i reperti archeologici. Se vogliamo parlare della politica, in Svizzera pochi mesi fa hanno fatto tipo una legge, hanno cercato di fare una legge per proibire il commercio di reperti archeologici. Infatti quando hanno votato abbiamo trovato 62 voti che erano con il commercio di reperti archeologici. Quindi l'ISIS come uno stato dipende sì dal commercio di reperti archeologici, però ha trovato qua in Europa, tramite la Turchia, un viaggio lungo, non hanno trovato tante difficoltà. E l'ISIS stessi che hanno, come storia, loro hanno cominciato in Iraq e poi, quando è diventata la rivoluzione siriana, una guerra civile, loro sono diventati professionisti, hanno proprio usato tante cose molto più avanzate per distruggere, per rubare, per eccetera. L'ISIS come uno stato, se vogliamo studiare lo stato, che loro vogliono ripristinare il califfato. Quindi il califfato nella cultura islamica è uno, quindi ci sono altri stati, però il califfato è uno, tutto il resto è collegato con il califfato. Come vediamo ora, questo è il mondo islamico secondo l'ISIS, che i nomi Maghreb,
Land, la terra del Habasha, Horoppa, come si pronuncia in arabo, Hijaz, eccetera. Questo è un punto molto importante: i combattenti dell'ISIS che ci sono in Siria. E questi numeri fanno molto, molto shock per me, a trovare tanti stranieri, europei soprattutto, in Siria. Non parlo di, per esempio, soprattutto tedeschi. Non parlo di un tedesco di origine araba, no, un tedesco è biondo, è di è tedesco puro. E questo non è. Questo sì fa ridere, però se vogliamo cercare un po', dobbiamo cercare molto lentamente, con tanta attenzione. Per un europeo che non ha bisogno di niente qua in Europa, cosa ha trovato nell'ISIS per completare, per cosa cercava prima di venire, prima di essere fare una parte dell'ISIS? Questo sicuramente io non posso rispondere, però se parliamo di europei che fanno parte dell'ISIS, per gli arabi ci sono tantissimi, soprattutto i poveri. Questa è l'altra cartina. E prima io voglio dire anche una cosa molto importante per l'ISIS, che tanti stati che stanno attorno hanno trovato nell'ISIS un punto che fa comodo a loro. Per esempio, per l'Arabia Saudita e tutti i paesi del Golfo hanno trovato nell'ISIS tipo un arco per fermare l'espansione degli iraniani. Sapete che in Iran ci sono musulmani, però un altro tipo sciita. L'ISIS, che come sono sunniti alla fine, ho un profondo sunnita, per i paesi del Golfo, anche per tutto il resto del mondo arabo islamico, hanno trovato nell'ISIS tipo arco per fermare l'espansione sciita nella zona. Questo il califa Abu Bakr al-Baghdadi, lui non è il primo. La storia è cominciata da quando America e Inghilterra hanno intervenuto in Iraq. È nata nel 2004 con l'epoca di Abu Mas'ud al-Zarqawi e Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Omar al-Baghdadi, poi è venuto Abu Bakr al-Baghdadi. Per un po' di archeologia, diciamo, però io parlo più della politica. C'è un sito, si chiama Dororopos, che c'è nella zona qua, in Siria, che è stato rubato quasi completamente dall'ISIS. Quasi completamente. Questa immagine, cioè, vedete tutti qua gli scavi illegali, qua. Altra distruzione dell'ISIS, che secondo loro, per le tombe per loro è haram. Haram significa in arabo è illegale o proibito. Per loro qualunque edificio, qualunque costruzione che contiene una tomba è da distruggere. Anche se era una moschea come questa.
E questa è una cultura, non possiamo dire che è una che loro per questo rappresentano l'Islam, perché anche tutti sono passati di qua e hanno fatto queste cose. L'altra cosa molto scioccante che le statue per l'ISIS è la peggior cosa. Loro da qualunque posto dove passano distruggono le statue, perché per loro le statue sono solo idoli e idoli del ateismo. Vedi questo statue della Jaja e nel Hasakan in Siria. Anche tutte le statue, tutte anche le figure che rappresentano o le figure umane o animali. Queste due foto del sarcofago che c'è in Palmiro. Questo sito archeologico molto importante non è stato rubato dall'ISIS, è stato rubato dal regime siriano. È il sito ancora sotto il regime siriano. Quindi, durante questa guerra non possiamo dire che è l'ISIS che rubano tutto. Anzi, quello che ha cominciato a rubare, a distruggere il patrimonio culturale siriano era l'esercito siriano dell'Assad. Questo è il simbolo dell'ISIS e voglio dire anche il fenomeno dell'ISIS non è nuovo, che uno stato dipende dalla religione, perché da tanti anni ci sono due stati molto famosi che dipendono dalla religione. Loro tagliano la testa, tagliano le mani, tutto eccetera. Anche per noi archeologi è illegale, proprio illegale, fare gli scavi archeologici. E sono l'Arabia Saudita che hanno lo stesso simbolo. Per quelli che riescono a leggere l'arabo, qua c'è scritto di sopra la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, e sotto la stessa cosa con la spada, ma non so perché quello stato di sotto non fa paura all'Occidente, forse perché ha il petrolio, alla fine sono interesse. E lo stesso si fa in Iran. Anche l'Iran, se io non ho messo la bandiera iraniana, anche c'è scritto Allah, Allahu Akbar, eccetera. Questo è Bakr al-Baghdadi, che ora fa paura a tutto l'Occidente, però non ha ammazzato più di il massimo 4.000, non credo. Però il vero terrorista che ha ammazzato più di mezzo milione di siriani, che ha mandato fuori anche più di 3 milioni di siriani fuori, è Bashar al-Assad. Questo è molto peggio del Baghdadi. Forse perché lui ha messo la graffatta, vestito bene, non fa paura a voi. Però per noi siriani questo è il terrorista vero. E hanno fatto delle cose molto peggiori di quelle che ha fatto l'ISIS. Per esempio questa immagine ad Aleppo, cioè questo è un mercato. Questo ponte è stato distrutto, è stato bombardato con barili pieni di esplosivi che distruggono quartieri interi.
questa torre, la moschea di Leo Maria Tarà, anche è stata distrutta dall'Assad questi i primi giorni della rivoluzione siriana. L'altra immagine da Aleppo, su Balantakhia. Questa è la moschea ad Aleppo, che alla fine ha perso la torre. È diventato così purtroppo perché alla fine, quando la rivoluzione è stata armata, anche i combattenti, dobbiamo essere anche sinceri, hanno usato senza capire il significato di siti archeologici, il patrimonio culturale, anche hanno usato queste zone per combattere. Anche il regime non ha subito, con tutta la forza, tutta la sua forza, con gli aerei, ha bombardato tutta la zona. Questa è la zona attorno alla cittadella di Aleppo, che è stata proprio distrutta. Questa è l'ultima immagine che è proprio con poche parole dice che è quello che succede in Siria. Infatti, prima di finire, io voglio dire che in questo posto 3 anni fa sono venuto io e con mio amico Adam, che sta qua. Abbiamo fatto una presentazione alla rivoluzione siriana, quanto è stata ancora pacifica, però c'erano pochissimi, la maggior parte erano studenti qua nello stesso posto. Prima di succedere tutto, abbiamo detto che noi siriani abbiamo sofferto la dittatura, non è un regime, e però nessuno ci ha ascoltato, nessuno ha appoggiato la rivoluzione siriana. E questo che succede ora, secondo me, è molto normale, perché tutta la ignoranza che c'è qua in Italia, anche in Europa, di quello che succede in Siria, che ci ha fatto arrivare qua, a questa guerra civile, purtroppo, che distrugge tutto. E prima anche di finire, voglio dire anche l'ISIS come persone, erano tanti di loro erano prigionieri nelle regioni dell'Assad. Quando è cominciata la rivoluzione siriana, il regime siriano ha liberato tutti quanti per dire al mondo che la rivoluzione siriana è una rivoluzione e una rivolta di terroristi. Grazie. È presentata aggiungendo anche alcune cose che lui non ha avuto il tempo di dire. Per esempio, la situazione religiosa in Siria è molto complicata. La famiglia Assad è esponente di un gruppo minoritario sciita, alawita, gli sciiti e i sunniti sono molto mischiati fra loro in tutta questa zona, anche in Iraq. Quello che Muhammad ha detto a proposito della dittatura di Assad, si sarebbe potuto dire, rovesciando un po' i termini, a proposito della dittatura di Saddam Hussein in Iraq, che era anche la dittatura di una minoranza sunnita in un paese che aveva una maggioranza, sia pure di poco rilievo, sciita. E d'altra parte è abbastanza divertente constatare come gli americani sono entrati in Iraq, hanno imposto un sistema, un regime, eccetera, e il risultato, dopo circa 12 anni di guerra e di occupazione, è che il regime ufficiale, il governo ufficiale iracheno è un governo, o è stato a lungo, ora la situazione è un po' cambiata, sciita, e occultamente, essendo sciita, figlio iraniano.
perché una cosa che Muhammad ha detto molto bene, che è importante, è che c'è da considerare anche la presenza dell'Iran, che è una potenza regionale importante, ma dietro la presenza dell'Iran in filigrana va ricordata anche la presenza russa, e Assad si è appoggiato alla potenza russa. C'è una realtà geopolitica estremamente complessa a riguardo, il che non toglie nulla, anzi le sottolinea, alle sofferenze, agli atti di violenza perpetrati da una parte e subiti da un'altra. Ci sarebbe ancora da aggiungere che l'atteggiamento europeo è effettivamente, e anche qui Muhammad ha perfettamente ragione, si può poi osservare che su certe cose si può essere d'accordo, su altre meno, ma certamente l'atteggiamento europeo non è stato coerente, non è stato cristallino. Pensate alle scelte del presidente Hollande. Il presidente Hollande, insieme al premier britannico Cameron, sono stati all'avanguardia nel 2011 per cercare di appoggiare il rovesciamento delle dittature di Gheddafi in India, anche se con Gheddafi ci facevamo un sacco di affari, evidentemente, ma pecunia non Olet, evidentemente nemmeno il petrolio Olet, e la dittatura di Assad. Si sono appoggiati anche gruppi come al-Nusra, cioè gruppi che noi chiamiamo jihadisti, un termine in fondo usato come lo siamo noi un po' del nulla. Oggi il presidente Hollande si proclama un grande nemico dello jihadismo, ha mandato anche l'unica portaerei di cui il governo francese dispone, la Charles de Gaulle, nel Golfo Persico. Se una portaerei entra nel Golfo Persico, uno si chiede, sì, ma non c'entrerà qualche elemento di rapporto con la situazione iraniana, così come l'ISIS del Califfo. L'ISIS del Califfo serve molto, per esempio, alla NATO. La NATO, combattendo l'ISIS del Califfo, sistema le sue pedine sul Limes Arabicus, il più vicino possibile all'Iran. Dopodiché, quando il premier iraniano Rouhani alle Nazioni Unite dice: guardate, io sono sciita, non posso attaccare il Califfo, gli farei un regalo, perché il Califfo comincerebbe a starnazzare nei confronti di tutto l'Islam sunnita, e il Califfo starnazza molto bene quando si tratta di starnazzare in via informatico-telematica, sono formidabili da questo punto di vista, comincerebbe a dire: vedete che io sono il vero rappresentante dei sunniti, dell'Islam sunnita, volete la riprova? Mi attaccano gli eretici sciiti e gli atei cristiani. Ora, noi siamo cristiani, noi siamo atei, ma non siamo più cristiani. Personalmente molti di noi sono cristiani, ma non siamo più una cristianità. Questo è difficile farlo capire ai musulmani. E questo è un punto fondamentale. Rouhani giustamente dice: io mi tengo fermo, il califfo sa benissimo di non potermi attaccare, perché se lui mi attacca io lo distruggo. Però io non mi muovo per primo, anche perché ha aggiunto Rouhani nel discorso di dicembre alle Nazioni Unite che voi vogliate combattere il califfo per avvicinare il più possibile i punti di forza della NATO alla mia frontiera, io non ve lo posso impedire, come faccio? Però chiedere addirittura a me di aiutarvi, questo è eccessivo. Che cosa è passato di tutto questo del discorso di Rouhani? Rouhani attacca l'Occidente, come lo attacca? Cosa ha detto? Siamo brutti e siamo cattivi, siamo dei mangiatori di maiale e bevitori di vino, no? Ha detto cose molto precise. Che non vuol dire che Rouhani sia uno spicco di santo, nemmeno Assad è uno spicco di santo. Io la Siria l'ho conosciuta male, ma non proprio da turista, e mi ricordo un paese dove Muhammad ha ragione, non ci sarà stato uno stato sociale ideale, c'era un forte regime. Bisognerebbe parlare di quel personaggio veramente terribile che era il padre di Assad, anche affascinante da un certo punto di vista visto dall'esterno, ma terribile. Però era un paese nel quale almeno il rispetto delle minoranze religiose era, direi, quasi inappuntabile. Se andate a Damasco dalle buone suorine del monastero di San Paolo e gli attaccate il reis, le buone suorine vi saltano gli occhi come gatte. E questo vorrà dire qualcosa, che non toglie nulla, nulla, nemmeno un apice a quelle cose che ha detto Muhammad. Però bisogna aggiungercele, perché per tutte le cose c'è sempre una spiegazione semplice, ed è regolarmente la spiegazione sbagliata.
perché il contrario dell'aggettivo semplice non è complesso, il contrario dell'aggettivo semplice è semplicistico. Quando noi riusciamo, cerchiamo di dividere in maniera manichea, come usiamo dire noi, questo termine un po' difficile, il bene dal male, facciamo regolarmente degli errori. Chi è il nemico comune oggi dell'ISIS e di un leader molto interessante che sta facendo una politica complessissima in tutto il Vicino Oriente, che è il leader turco Erdogan? L'ISIS e Erdogan, eppure Erdogan è stato durissimo con l'ISIS, addirittura ha rimproverato il presidente Obama, il quale voleva combattere soltanto dall'alto, dicendo no, questa è una battaglia anche ideologica, si scende con le fanterie e si va con i soldati e si parla con la gente. Ha perfettamente ragione Erdogan, ma così facendo di fatto ha frenato una possibile offensiva americana nei confronti dell'ISIS e l'ha sostituita con qualche altra cosa, perché non sembra che si muova con grande entusiasmo contro l'ISIS. E perché? Ma perché per ragioni complesse, ideologiche, idrologiche, qui c'è un problema di acqua anche grossissimo, Erdogan e l'ISIS hanno due nemici comuni, Assad e i curdi, di cui stasera non abbiamo parlato quasi per nulla, perché non si può dire tutto. Però bisogna tenere presente queste splendide soldatesse curde che hanno preso a schiaffi questi pazzi fanatici dell'ISIS, pazzi fanatici ma molto ben foraggiati e organizzati, perché hanno inflitto all'ISIS delle sconfitte che loro hanno dovuto subire da reparti di donne, e per un musulmano come quello non c'è nulla di peggio. Per un musulmano saggio e intelligente, vabbè, direbbe sì, le soldatesse israeliane sono bravissime, anche quelle russe durante la seconda guerra mondiale erano formidabili, lo dicevano i giornali di combattimento delle reparti dell'SS, che non scherzavano, che le soldatesse erano splendide da tutti i punti di vista, anche estetico, diciamo. Però su queste cose non le valutiamo, non riusciamo a valutarle, non riusciamo a vederle sotto il giusto profilo, perché è difficilissimo montare e smontare questo puzzle, per cui bisogna ricordarsi che la storia magari è una realtà complessa. Certamente il mio Assad, mio non nel senso io lo ami particolarmente, ma nel senso dell'Assad che conosco io è diversissimo dall'Assad che conosce Muhammad. E io sono il primo a riconoscere che probabilmente è molto più vicino a quello suo e a quello mio. Io l'ho conosciuto di Assad in tempo di pace, li ho conosciuti attraverso il padre Piccinillo, li ho conosciuti in un altro modo, ho conosciuto la Siria in un momento, insomma, vedere Aleppo in quella condizione è qualcosa che mi veramente stringe il cuore. Ma non dimentichiamo che è sparito anche il grande museo di Baghdad, uno dei più belli e dei più ricchi di tutto il mondo, e per trovare la maggior parte dei reperti del museo di Baghdad oggi bisogna andare in America, perché i soldati hanno fatto il loro mestiere, il loro piccolo propaganda, il loro piccolo contrabbando. I grandi canetti del cattolicissimo imperatore Carlo V facevano lo stesso con le reliquie dopo il sacco e Roma, via. Non stiamo a scandalizzarsi troppo. Però ricordiamoci di queste cose, quello che si può tirar fuori, credo che si può, con cui il bagaglio con cui possiamo andare a casa stasera, io penso sia fondamentalmente su due fatti. Anzitutto, il primo passo verso il chiarimento è il riconoscimento del fatto che le cose sono complicate. Quando cominciamo a dire sì, ma questo non funziona tanto bene, allora vuol dire non che abbiamo guadagnato in confusione, ma al contrario, che cominciamo a capire qualcosa. La seconda cosa, e qui bisogna ringraziare tutti e tre, loro e anche Guido Bannini, che purtroppo non c'è, loro tre e Guido Bannini, e Guido che non c'è, hanno dimostrato una splendida cosa, cioè la bestiale, grossolana ignoranza di quel tale ministro di un passato governo, il quale affermò che con la cultura non si mangia, al contrario, con la cultura
se ben usata e se ben esercitata si mangia fin troppo bene. Oggi in Giordania si rischia la fame perché noi stiamo strangolando la Giordania, come altri paesi, in molti modi, uno dei quali è perché non ci andiamo più a visitarla. E invece, per aiutare questi, certamente non vi chiedo di andare in Siria o di andare in Iraq in questo momento, ma per aiutare questi paesi, guardate, alludo anche a Israele, è necessario non lasciarli isolati, non farsi prendere dalla paura che molto spesso è ingiustificata, oddio c'è la guerra, oddio non ci andiamo più. Questo è veramente il modo per rovinarli e per acuire le differenze e le divergenze fra loro. Anche perché il turista di per sé è un deterrente nei confronti dei terroristi, eccetera. In generale si sta sempre attenti a non nuocere al turista quando è in loco, infatti è molto difficile, almeno fino a oggi che succeda qualche cosa. Le nostre operatrici monetarie sono un altro problema, ma io non ho notizia, per esempio, almeno recente, salvo qualche caso molto sporadico, di noie che i turisti abbiano avuto da questi paesi. Cioè, nei confronti della Siria e dell'Iraq ormai il turismo non c'è più da anni, ma nei confronti in cui continua i turisti possono andare abbastanza tranquillamente. Bisogna seguire questi paesi. Se li lasciamo a noi stessi, se li affidiamo alla logica del fanatismo jihadista e degli interessi delle multinazionali, loro sono rovinati. Però state tranquilli, non a lungo andare, ma a medio andare saremo rovinati anche noi, perché la guerra è sempre più vicina. Grazie.